Ieri, diciamo, tra gli argomenti che sono stati trattati, entre los temas que fueron tratados ayer, quando si è parlato della spiga di grano, quando se habló della spiga de trigo, ho approfondito un attimo su Google e ho visto un attimo, ho cercato tecnicamente che cosa succede. Yo fui en Google a buscar de comprender qué pasaba técnicamente ahí. Ok. Con un chicco di grano, con un granito de trigo, possono sorgere cinque spighe. Pueden nacer cinco espigas. In cinque spighe, y en cinco espigas, ogni spiga può contenere 70 chicchi. Cada espiga puede contener 70 granitos. E questi numeri sono subito risaltati dentro di me. Y estos números llamaron de una vez la atención a mí. E il 5 mi ha ricordato i 5 ministeri. Y el número 5 me recordaron los 5 ministerios. Il 70 mi ricorda. Y el número 70 me recuerda la vita, cioè gli anni di una generazione. Los umana. Años de una generación. E questo mi ha collegato a quello al significato della farina, cioè a cosa serve la farina. Y esto me conectó con el significado de lo que es la harina y a cosa sirve la harina. Che non è altro che grano macinato. Que no es otra cosa que el trigo aplastado. È la prima fonte di alimentazione del mondo. Y que es la primera fuente de alimentos del mundo. 5 ministeri. 5 ministerios. 70 anni. 70 años. Quindi c'è qualcosa di spirituale in quello. Entonces, hay algo de espiritual en quello esto. Che abbiamo trattato ieri ed è profondo. Es algo profundo lo que tratamos ayer. A questo punto subito in me è scaturito questo. A este punto en mí nació esto. Se io prendo un chicco di grano, si yo tomo un granito de trigo e lo metto, lo sotterro in un buon terreno y lo entierro en un buen terreno, cosa esce fuori? ¿Qué va a salir? Domanda. 5. Los 5 che okay, 5 ministeri. Los 5 ministerios che portano alla salvezza la generazione. Que van a traer a la salvación la generación. Okay. Questo chicco, este granito, deve essere sotterrato. Tiene que ser enterrado. E non credo che sia felice. Y yo no creo que esté feliz. E se sotterri un essere umano, porque si tú entierras un ser humano, affinché diventa frutto, para que dé frutos, per formare 5 ministeri da qualche parte, para formar 5 ministerios en algún lugar. E raggiungere la generazione y lograr alcanzar la generación, abbiamo capito il perché siamo vivi, perché respiriamo. Entonces podemos comprender por qué estamos vivos y por qué respiramos. Praticamente siamo cibo e salvezza per gli altri. Entonces prácticamente somos alimento y salvación para otros. E gli altri sono fuori. Y los otros están allá afuera. Perché voi siete già salvati. Porque ustedes ya están salvos. Quindi è necessario che dobbiamo essere rotti. Entonces es necesario que seamos quebrantados. Per diventare cibo e salvezza per gli altri. Para poder ser convertido en alimento y salvación para otros. Sto riflettendo sulla mia vita. Estoy reflexionando sobre mi vida. Sto cercando di. Y estoy tratando de. Non prendere. No tomar.
il provvisorio come definitivo. Algo che è provisional, come se fuera definitivo. Perché tutto quello che abbiamo, tutto c'è in questa terra, tutto quello che facciamo. Porque todo lo que tenemos y hacemos en esta tierra. È provvisorio. Es provisional. La nostra casa è da un'altra parte, qualcuno la sta preparando. Nuestra casa está en otro lugar y alguien la está preparando. E quando sarà pronta? Y cuando estará lista. Ci verrà a prendere. Nos va a venir a buscar. Quindi facciamo attenzione a non affezionarci al provvisorio. Entonces pongamos atención a no acostumbrarnos a lo que es provisional. Perché è solo uno strumento di lavoro. Porque son un instrumento de trabajo. Che ci è stato affidato soltanto ed esclusivamente per raggiungere gli altri. Que nos fue entregado solamente y exclusivamente para poder alcanzar a otros. Vi benedico. Los bendigo. Altra predica. Otra predicación. Ieri appena ho ricevuto questo, sono sceso dalla pedana e sono stato 5 minuti senza pensare a niente, senza, perché quando lo Spirito Santo arriva e ti parla, ti devi fermare. Quando lo Spirito Santo habla, hay que detenerse y reflexionar. Iniziato. Iniziò. È così. Así es. Noi siamo veramente la risposta per quelli che ancora non sono qui. Nosotros somos verdaderamente las respuestas para aquellos que no están aquí. Vi ricordate la parte che abbiamo parlato in questi giorni? Se recuerdan la parte que hablamos en estos días? Uno. Noi abbiamo il compito di fare discepoli del regno. Tenemos la tarea de hacer discípulos para el reino. Di nuovo tutti protagonisti e non spettatori. De nuevo todos somos protagonistas y no espectadores. Messi in gioco. Que están a la prueba. Esatto, come gli strumenti musicali, il cervello, tutto collegato. Como los instrumentos musicales, el cerebro y todo lo que expliqué. Amén. Amén. E noi siamo poi anche la parte quella della restaurazione. Y nosotros también somos aquella parte que es la restauración. Perché la chiesa. Porque la iglesia. Mentre va a fare discepoli del regno. Mientras sale meno, a hacer discípulos para el reino. Però è chiamata a restaurarsi dove è necessario dopo 2000 anni. Pero también está llamada a ser restaurada en lo que sea necesario después de 2000 años. Quindi noi investiamo, seminiamo. Entonces vamos a investir y a sembrar. Perché non ci sia più nessun bisognoso. Para que no exista más un necesitado. Dentro la chiesa. Dentro de la iglesia. E raggiungere gli altri nel loro bisogno. Para poder alcanzar a otros en las necesidades de otros. Che è Gesù. Que es Jesús. Amén. Amén. Gracias, Giuseppe. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Altra testimonianza. Giuseppe.